Salve a tutti, eh, sono Alessandro Picciau e come ogni giovedì volevo continuare la mia rubrica Cinema e Spettacolo. Per chi mi sta seguendo eh, sa già che eh, io dedico il martedì e giovedì alla, a discutere, a parlare un po' con voi e a re e fare recensioni eh, sui, sui film ho nella mia, nella mia collezione che amo tantissimo. Io sono un appassionato di cinema. Eh, mi diletto tantissimo di cinema e amo anche discutere con le persone che conosco e anche in eh, generale, interessarmi al mio cinema. Mi, mi vorrei dedicare un po' di più, infatti, probabilmente farò dei corsi, eh, in questo video in realtà, io volevo parlare di continuerò a parlare dei film di Tim Burton. Però come alcuni di voi sanno, eh, qualche giorno fa ho comprato il film Get Out e oggi l'ho guardato. Eh, le impressioni a caldo sono che è un bellissimo film, è inutile negarlo, è veramente un bel film. Diciamo che è da molto tempo che non stavo un po' col fietto sospeso a guardare. Diciamo, un, uno spettacolo tale se vi devo dire la verità, eh, lo, mi è piaciuto tantissimo. Eh, ancora ho delle scene comunque in testa. E se vi devo dire la verità, eh, mi ha mm, stupito. Diciamo, dall'inizio alla fine ho sentito e eh, ho visto il trailer. Però se vi devo dire la verità, i trailer non rendono proprio idea di che cosa potrebbe succedere. E vi assicuro che anche la fine vi piacerà veramente tantissimo. L'impressione a caldo è di un film che mh, è una via di mezzo tra un thriller e un horror e si capisce già dall'inizio che eh, i risvolti che avrà il film in generale, la, ma la cosa che che vi stupirà eh, sarà comunque l'angoscia eh, del tema e l'angoscia che in alcune circostanze qualcuno di voi sicuramente deve aver provato a chi non è capitato comunque di sentirsi in imbarazzo in, de in determinate circostanze eh, che magari non sono del tutto familiari o addirittura sono circostanze io le chiamerei estreme beh questo film praticamente riassume Benissimo quel concetto e quelle sensazioni e quelle emozioni che si percepiscono in quelle circostanze. Vi assicuro che eh, ho fatto vari secondi di pausa dopo aver visto questo film. E mi capita veramente raramente perché non lo so, i brividi, i brividi veramente. E... Vi assicuro che magari in determinate circostanze, in una maniera ovviamente. Eh più diciamo forse in certe circostanze più lieve certamente perché è un concetto e un film ovviamente molto estremo però in determinate circostanze mi sono sentito come l'attore protagonista per varie motivazioni e vi devo dire la verità che ho percepito la, appunto, non familiarità degli ambienti e di quello che succedeva, che succedeva. In sintesi, vi racconto che questo uomo di colore deve andare a casa di una ragazza bianca, di una famiglia... eh... Che a parte gli stereotipi, comunque eh, ovviamente le problematiche, le paure ci possono essere nel fatto di inserirsi in una famiglia che non è la propria, in una realtà che non è la propria, addirittura delle abitudini proprio sociali ed esistenziali che non sono. Uh, le stesse, a parte il fattore comunque americano di fondo, il fattore il finto perbenismo, ecco, questo film è intriso di finto perbenismo che fa parte di tutto il film. Secondo me, questa è una cosa dell'umanità e mi è capitato un sacco di volte di uh, imbattermi in persone del genere che magari. Eh, in un momento ti fanno la faccia e ti dicono sì vai bene eh, stai bene eh, però poi in realtà scopri che pensa eh, che, che in realtà in determinate circostanze ti rendi conto che non dico che stanno fingendo ma si stanno limitando e eh, diciamo che se queste persone si comportassero al 100%, probabilmente ti spaventerebbero e eh, rimarresti molto eh, colpito e stupito. La realtà dei fatti è che penso che un po' tutti noi nelle circostanze di vita ci limitiamo e forse siamo sinceri soltanto con realmente con pochissime persone. Beh, questo film parla di questo in linea generale. Del, dei problemi razziali, del finto perbenismo delle differenze che ci sono tra le persone che in un macrocosmo poi in un microcosmo in un macrocosmo possono risultare insignificanti in un microcosmo risultano come una valanga eh, in un piccolo stagno e quindi difficili da sopportare diciamo a parte quindi Get Out che eh, in realtà mh, mi è piaciuto molto, non so se lo riguarderò, però vi devo dire la verità, è difficile che un film mi stupisca e mi piace così tanto, e mi è piaciuto molto. Volevo continuare la rubrica su Tim Burton, brevemente dicendo che gli altri film che io ho amato tantissimo di Tim Burton sono eh, sicuramente eh, il Mistero di Sleepy Hollow il mistero di Sleepy Hollow uh, è un film con Johnny, eh, con Johnny Depp che ho guardato tantissime volte. Uh, se vi devo dire la verità, da poco mi è capitato di comprare di il DVD, e le altre volte lo guardavo in televisione oppure quando capitava. Stavolta mi sono deciso, ho trovato un'offerta, mi sono comprato il DVD, e da quando l'ho comprato l'ho guardato tantissime volte. Perché ha dei risvolti che mi piacciono tantissimo in parole povere eh, racconta la storia di questo detective molto particolare che a una prima occhiata risulta molto bizzarro e soprattutto si vede che nasconde un passato turbolento infatti ci saranno diversi flashback che lo riporteranno alla sua infanzia e si capirà infatti per, del perché questo ragazzo, questo investigatore, è così bizzarro. Scusate. E la verità è che è così bizzarro perché ha avuto dei problemi familiari, ha avuto dei problemi con la mamma, e quindi risulta traumatizzato e allo stesso tempo bizzarro perché. E la sua bizzarria sta semplicemente anche nel fatto che lui è una persona molto razionale che si troverà a scontrarsi con un mondo che in fin dei conti non è così razionale come pensa lui, e non basta molte volte la scienza e la razionalità per risolvere determinate caratteristiche. Molte volte. Determinate cose eh, sono risolvibili soltanto con quella sorta di cuore, immaginazione ed emotività tipica delle cose più astratte, diciamo, dove la razionalità eh, c'entra sicuramente fino a un certo punto. Vorrei eh, rispondere a, in questo caso a mio cugino Enrico perché ci sto pensando questi giorni. A eh, aumentare la recensione del mio canale anche a tematiche che non riguardano soltanto il cinema, infatti si chiama Cinema e Spettacolo, ma di parlare anche delle serie televisive. Prossimamente aprirò anche il concetto, probabilmente, delle serie televisive, però per adesso eh, mi concentrerò soprattutto sul mondo del cinema. E quindi comunque ritornando a mistero di Sleepy Hollow in questa città che è Sleepy Hollow eh, ci sarà questo nostro investigatore che dovrà risolvere il mistero di determinate sparizioni e soprattutto del perché un eh, il, il corpo di un, eh, anzi un cavaliere senza testa si metta a mozzare le persone le teste delle persone eh, e queste persone poi successivamente vengono trovate senza testa in maniera misteriosa, perché comunque si vede soltanto questo cavaliere, ma non si capisce né da dove venga e né tantomeno chi lo evochi. Comunque eh, mi piace tantissimo perché mischia comunque razionalità e fantasia e magia. Che fa per chi conosce Tim Burton è la base di tutta la sua regia, di tutta la sua vita. E perché no? E a me piace tantissimo perché io la penso più o meno allo stesso modo: perché la vita è fatta anche di cose che apparentemente risultano misteriose. E allo stesso modo cercare troppo di spiegarle gli toglie anche quel briciolo di bellezza che hanno. Eh, un altro film molto interessante che vi consiglio assolutamente di guardare è eh, il film che è Miss Pellegrin Miss Pellegrin ve lo consiglio perché eh, è un altro film in questo co caso con Eva Green che vi consiglio assolutamente perché eh, questo è un po più Parla maggior, è rivolto maggiormente a un pubblico di giovani di ragazzi però chi è amante delle serie un po più giovanili lo apprezzerà tantissimo ve lo consiglio e brevemente parla della storia di questi ragazzi che sono speciali sono molto particolari e in un certo senso anche un po esclusi da dal mondo che in generale si troveranno in realtà a scoprire che le loro differenze sono invece eh, delle cose che possono essere molto importanti e infatti nella vita secondo me a volte è quello che distingue da una persona da un'altra sono proprio le differenze e sono in linea di principio le differenze che eh, sono da apprezzare secondo me nella, nella vita quello che differenza me dalle altre persone quello che differenza un individuo da un altro secondo me sono quelle piccole particolarità che non tutti devono apprezzare ma che fanno parte degli individui e questo film racconta un po' brevemente queste caratteristiche io ci trovo anche un'altra caratteristica che anche le differenze non so tra le persone senza l'uso delle, delle mani senza con dei problemi di vista con delle patologie con delle problematiche che in linea generale, comunque, hanno eh, diritto a una vita come tutti gli altri. È in linea di principio, è comunque, nella vita di tutti i giorni hanno bisogno di essere capiti mh, e il fatto di essere accettati, comunque, non vuol dire di essere, diciamo. Né fraintesi, né tantomeno troppo agevolati, insomma, hanno bisogno anche loro di avere un proprio spazio nell'esistenza eh, di questo mondo. E penso che parli di questo brevemente: questo film mi è piaciuto veramente molto. Io con questo video con concludo eh, la rubrica Cinema e Spettacolo dedicata a Tim Burton. Penso che probabilmente. Probabilmente la prossima volta parlerò di Tarantino e probabilmente di qualche film che mi ha attratto eh, durante magari quella settimana. E vi richiamo al prossimo video e buona eh, serata a tutti quanti.